Per capire la portata rivoluzionaria delle politiche economiche di Reagan e della Thatcher è necessario capire in che contesto queste politiche economiche emergono. Dal dopoguerra al 1970 si era formato un consenso che era, come si dice, bipartisan, cioè di tutte e due le parti politiche, circa un ruolo importante dello Stato nell'economia e nel welfare dei cittadini. Questo consenso emergeva da due grandi fatti storici: dall'uno la crisi del 29, che veniva vissuta almeno all'epoca come il fallimento del mercato e a cui aveva dato una risposta in qualche misura Roosevelt con il New Deal, e quindi una giustificazione per un intervento massiccio dello Stato alla ricerca di evitare la depressione prolungata, e dall'altro la Seconda Guerra Mondiale, che aveva portato un aumento enorme della centralizzazione economica. Come tutte le grandi guerre richiedono uno sforzo coordinato e quindi un peso molto forte dello Stato, ed anche una domanda di aiuti da parte dei cittadini che avevano combattuto per molti anni in nome della nazione, quindi si aspettavano da questa nazione un ritorno anche in termini di benefici, pensioni, sussidi, eccetera. Per cui negli anni 50 e 60 non c'è una grossa differenza di politica economica tra la destra e la sinistra. Sono tutti keynesiani, sono tutti a favore di un intervento più o meno massiccio dello Stato. Pensiamo che Nixon, presidente repubblicano, fu colui che introdusse il controllo dei prezzi e dei salari, una misura estremamente dirigista. Fu colui che creò la Environmental Protection Agency, l'agenzia di protezione dell'ambiente. E dall'altro lato, leader conservatori come Macmillan erano leader che avevano scritto libri su la terza via, l'economia mista, cose di questo genere. E questo sistema aveva funzionato relativamente bene negli anni 50 e 60, con elevati tassi di crescita, bassa ciclicità economica, e quindi c'era un consenso dominante. Gli anni 70 diventano anni molto difficili per tutti, c'è la crisi petrolifera, e quindi quando si affacciano sulla scena mondiale Reagan e la Thatcher, abbiamo gli Stati Uniti con un'inflazione a due cifre, una disoccupazione elevata, addirittura quella che si chiamò la stagflazione, la cosa contemporanea di inflazione e disoccupazione. Dall'altro in Inghilterra abbiamo addirittura l'inflazione al 18% e una profonda crisi economica, tanto che si parlava di malattia inglese. Questa inesorabilità del declino della potenza inglese che sembrava non aver fine. È in questo contesto che emergono queste due figure che hanno molti aspetti in comune e che cambiano la politica economica dell'Occidente per i successivi 30 anni. Il termine stagflazione nasce negli anni 70 per descrivere gli effetti sulle economie occidentali dello shock petrolifero del 1973. Era l'anno della guerra dello Yom Kippur in Medio Oriente, quando gli stati arabi produttori di petrolio imposero un contingentamento delle forniture per punire gli stati occidentali sostenitori di Israele. L'effetto fu un connubio che molti allora considerarono inspiegabile: l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, cioè l'inflazione, insieme alla stagnazione dell'economia. La coesistenza di questi due fenomeni metteva in crisi le teorie economiche allora più diffuse, che consideravano la crescita dei prezzi un effetto della crescita economica, una specie di male necessario. In particolare, nella visione keynesiana, che per oltre 30 anni nel dopoguerra era stata la spiegazione più convincente dell'andamento dell'economia, l'inflazione era spiegata come una conseguenza del raggiungimento della piena occupazione. Con la piena occupazione, la domanda di beni e servizi aumenta e, data l'insufficienza dell'offerta, i prezzi tendono ad aumentare. Al contrario, invece,
Secondo la stessa teoria, in tempi di recessione la diminuzione della domanda provoca una diminuzione dei prezzi. Molti paesi risposero alla stagflazione con politiche di espansione dell'economia, che però non produssero i risultati sperati, bensì un'ulteriore salita dei prezzi senza cali significativi della disoccupazione. La stagflazione fu in ogni caso l'occasione per un ripensamento delle teorie e delle politiche economiche dei paesi occidentali. Si verificò un revival della scuola classica, inaugurata nel Settecento da Adam Smith, con l'affermarsi in molti paesi della tendenza verso la riduzione del ruolo dello Stato nell'economia. In maniera molto diversa, ma sia la Thatcher che Reagan sono degli outsider rispetto all'establishment. La Thatcher è una outsider rispetto all'establishment del partito conservatore in ogni dimensione. Innanzitutto è una donna e io non mi resi mai conto fino a quando vidi recentemente il film su di lei quanto sconvolgente era all'epoca un gabinetto di governo di uomini gestito da una donna. Ma non solo, non apparteneva, come la maggior parte dell'establishment partito conservatore inglese, alla nobiltà o a quelli che pretendevano di comportarsi come la nobiltà. Lei era figlia di un droghiere e fiera di essere figlia di un droghiere che voleva riportare nel partito conservatore i valori del droghiere nella società inglese. E come tale fu sempre in qualche modo odiata dall'establishment conservatore e amata invece dagli elettori e da molti dei deputati inglesi, i cosiddetti backbenchers, cioè i deputati meno importanti che non facevano parte dell'establishment. E lei usò fortemente questa differenza per sottolineare una forma diversa di capitalismo, un capitalismo popolare, un tema su cui poi tornerò a proposito delle privatizzazioni che lei lancia. Reagan è un po' lo stesso, Reagan viene dall'Ovest, non fa parte dell'establishment repubblicano dell'Est, era un attore, viene guardato dall'alto in basso dall'establishment repubblicano. Ricordiamoci che nel 1980, quando fu eletto la prima volta e dovette andare attraverso le primarie, George Bush padre era più nell'alveo e nella tradizione del conservatore classico che non voleva spezzare l'ordine esistente delle cose, mentre sia Reagan che la Thatcher si pongono in modo nuovo per spezzare quello che loro vedono come un stato troppo invadente e cambiare drammaticamente le regole del gioco dal primo momento. E entrambi questi personaggi hanno una determinazione straordinaria. La Thatcher deve fronteggiare uno sciopero dei minatori pesantissimo e lei dice: io sono una donna che non si volta indietro, che va avanti e vince. Lo stesso Reagan si trova a fronteggiare uno sciopero pesantissimo dei controllori di volo e li licenzia tutti in tronco, prendendosi dei rischi anche notevoli. Questo dà una evidenza della differenza di carattere, di determinazione di questi personaggi rispetto ai politici tradizionali.